Originally, it is the, in effetti il fatto è che noi non avevamo un ufficio, quindi eravamo costretti ad andare in università, in Hong Kong, e stare seduti lì durante la notte, perché durante la notte non c'era nessuno. E ci mettevamo lì e vedevamo ogni volta che davanti all'edificio dell'università c'era un gruppo di danzatori di strada, quindi ballerini. E proprio davanti all'università, peraltro, e da lì abbiamo iniziato a diventare curiosi, perché li vedevamo tutti i giorni. Poi alla fine abbiamo scoperto che ce n'erano tantissimi e da lì siamo arrivati a capire che erano gruppi che venivano da ogni parte del mondo, persino da oltreoceano. Andavano lì per andare a ballare ed io ero curioso. Sono alla fine andato lì a chiedere e loro non potevano prendere in affitto una sala. Era per questo che si mettevano per strada per fare le prove. Penso che sia una storia interessante perché prova che per fare qualcosa, se veramente vuoi fare qualcosa, la puoi fare dovunque. E da lì ho avuto la prima idea per fare un film che parlasse di danza, in particolare di danza da strada. E queste persone si sentono nel loro ambiente quando ballano, perché hanno passione, hanno un'idea molto chiara di quelle che sono le loro abilità e hanno un obiettivo, sia per quanto riguarda un loro ideale, sia per quanto riguarda le cose più concrete. Io non sono un creativo, quindi della parte creativa non sapevo niente, perché io in effetti sono il produttore, quindi quello che mi interessa è la parte produttiva. Non è assolutamente il campo in cui opero di solito, però si doveva fare un film così, appunto perché non avevo mai fatto niente del genere. Quindi siamo partiti con le audizioni, siamo partiti con il vedere diversi talenti e ne abbiamo scoperti tanti, sia per quanto riguarda il beatbox sia per l'hip hop. Io non avevo veramente la più pallida idea di che cosa fosse l'hip hop. But now I'm half expert. This is the first time I've been to Italy. I've watched lots of Italian film before, but this is the first time I come to the real place. I like it a lot. È la mia prima volta in Italia, però avevo visto moltissimi film italiani prima. Trovo che Udine sia molto rilassante perché tutti passeggiano e hanno i loro vestiti fashion, i Ray-Ban, la bici, è tutto così cinematografico. E ci sono queste bellissime case e mi sembra di essere in un film di Fellini. Tutti quanti sono gentili e mi sembra che siano sempre in festa. Yeah, to me, I don't know, to you maybe it's so daily life, you know, nothing special, but to me, you know, everything is so cinematic. My answer is quite down to earth. I just like this place because è una città molto rilassante e le persone sono tutte quante carine. Io vorrei che a Hong Kong più persone venissero qui e imparassero a rilassarsi, perché a Hong Kong la vita non è assolutamente così. I enjoy to be here because except this is not only because it is a relaxing city, but also the people, they are so enjoy what they are living in this earth. I think in Hong Kong every people rush time, rush. Mi è piaciuto, ma non solo per il relax. Perché c'è la gente che si trova qui e che si gode la vita, perché tutte le persone vivono su questa terra, sentono che cosa fanno, sentono per che cosa lavorano, sentono l'aria, non vanno di corsa. A Hong Kong invece c'è la corsa per prendere l'autobus, la corsa per andare al lavoro. Io qui semplicemente cammino molto lentamente e mi stavo chiedendo una cosa, perché vedo le luci dei palazzi e sono dei palazzi bellissimi e anche le luci sono bellissime, però non vedo nessuno nei palazzi e poi a un certo punto le luci si spengono e io mi chiedevo perché la gente almost every buildings the house light are switch off every day every night. Where they gone This is my first time to visit Europe and it's been so nice to fly all over around for taking so much time. Mi è piaciuto tantissimo il volo per arrivare qui e mi piace l'idea di portare al mondo il mio film, quindi di promuoverlo fuori da Hong Kong. E ci sono tantissime cose verdi e a Hong Kong vorrei che ci fosse più verde perché non c'è. Le strade sono molto più larghe di quelle che abbiamo noi e in particolare per questo festival di cinema mi sembra che tutto sia così semplice e pulito, però io so tutta la preparazione che c'è dietro un evento del genere e so quanto sia difficile far sembrare semplice una cosa che in realtà non è assolutamente facile. E immagino quanto sforzo ci sia dietro per far sembrare facile una cosa così complicata e una cosa così difficile da gestire perché così grande. For the feeling
or this film festival, I feel like everything is simple, natural. I think events like this for people that are into some particular art form is so great. Like, questi eventi sono fantastici. Venire qui con persone da ovunque intorno al mondo è un'occasione stupenda per scambiare esperienze. That this festival creates is an amazing opportunity. Gelato, right? I love gelato. Yeah.